Va bene, direi che possiamo iniziare. Do il benvenuto a tutti a questo webinar dedicato alla Turchia nel Mediterraneo. Giusto una brevissima introduzione. Questo è un webinar che rientra negli eventi organizzati dall'Osservatorio Turchia che il CESPI ha sviluppato e avviato ormai da un anno. L'idea è quella di aprire uno sguardo, una finestra su un paese centrale nelle dinamiche del Mediterraneo e lo facciamo attraverso una serie di analisi, di paper, di brief che sono disponibili sul sito del CESPI e stimolando un dibattito, una riflessione come quella di oggi su alcune tematiche che sono centrali nell'ottica di politica interna della Turchia e politica estera della Turchia nei suoi rapporti con i paesi vicini, in particolar modo con l'Europa. L'osservatorio è coordinato dalla dottoressa Valeria Giannotta, a cui do la parola e che condurrà l'incontro di oggi. Grazie. Grazie Daniele, buongiorno a tutti. Io sono in collegamento da Ankara, come penso la maggior parte di voi sappia. Da questa parte del Mediterraneo è da tempo che si registra un grande attivismo, soprattutto negli ultimi tempi le tensioni stanno crescendo. Il Mediterraneo è certamente un'area di fondamentale importanza per la Turchia, lo è stato storicamente e lo è ancora oggi. E la Turchia sta investendo molto in questa zona. È una zona dove ci sono grandi amicizie, si sono saldate grandi amicizie, si sono condotti dei dialoghi più o meno costruttivi, basti pensare al processo di adesione all'Unione Europea, ma è anche una zona ad altissimo tasso di competizione. Dal mio punto di vista, io sarò molto breve per poi lasciare la parola ai relatori che entreranno nello specifico. Dal mio punto di vista, il Mediterraneo allargato è uno scenario in cui si sovrappongono più di una linea di frattura. Inizialmente la prima linea di frattura che individuo è una linea di frattura tra Turchia e i membri delle organizzazioni a cui la stessa Turchia appartiene. Basti pensare allo storico dissidio tra Turchia e Grecia. Quindi un dissidio che è andato avanti con gli anni e soprattutto negli ultimi giorni ha portato a delle scaramucce verbali tra lo stesso presidente Erdogan e la controparte greca. Basti pensare anche alle tensioni tra la Turchia e l'Unione Europea e nello specifico alcuni membri dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la questione del Mediterraneo d'oggi, quindi le tensioni nei riferimenti ai contropartner europei e alla Grecia, bisogna fare però, a mio avviso, un passo indietro. E bisogna osservare quella che è l'effetto riflesso di una situazione purtroppo irrisolta e che si è cristallizzata nel tempo, ossia la questione dell'isola di Cipro, la disputa dell'isola di Cipro. Come tutti sappiamo, Cipro è un'isola divisa in due. La parte nord è considerata la Repubblica Nord, la Repubblica Turca di Cipro Nord, un territorio che ad oggi non è considerato, non è riconosciuto a livello internazionale, viene percepito ancora come un'invasione turca, proprio perché anche la Turchia, prendendo parte al conflitto nel 1974, ha ancora le sue forze armate. Questa situazione irrisolta si è cristallizzata nel tempo e ha portato a un'escalation di toni, soprattutto con la scoperta di idrocarburi a largo di Cipro nel 2009. Sebbene in un primo momento ci sia stato una sorta di entusiasmo nei confronti di queste nuove scoperte e molti dei decision maker e anche degli opinionisti abbiano ritenuto che gli idrocarburi potessero giocare una sorta di game changer, e portare a una maggiore cooperazione, quindi finalizzata una risoluzione per la questione di Cipro, in realtà col tempo le tensioni si sono acuite. Nel frattempo anche i rapporti tra Turchia e Unione Europea comunque hanno subito dei grossi contraccolpi e negli ultimi anni, soprattutto nel 2018, come riflesso anche delle dinamiche interne all'interno della Turchia e quindi un nuovo posizionamento del partito di Erdogan su posizioni molto più nazionaliste, la Turchia ha adottato un nuovo approccio in politica internazionale, ossia quello di flettere i propri muscoli.
a difesa di quelle che sono, secondo Ankara, i diritti fondamentali della comunità turca cipriota, una questione turca che viene considerata proprio dal presidente Erdogan come una questione di orgoglio nazionale. È proprio attorno alla questione degli idrocarburi che individuo una seconda linea di frattura. Una seconda linea di frattura è un nuovo tentativo di bilanciamento dei poteri. Per cui la questione degli idrocarburi si intaglia in un nuovo asse, in un nuovo equilibrio di potere, dove da una parte abbiamo Grecia, Cipro, Israele, a cui successivamente si sono unite anche Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo una Turchia che, sebbene sia molto più autoreferenziale, più nazionalista rispetto al passato, è comunque una Turchia che teme un isolamento. Un isolamento dallo sfruttamento delle risorse di idrocarburi, che quindi può avere degli effetti importanti a livello economico, a livello commerciale, a livello politico e anche a livello militare. Ovviamente quando parliamo di tensioni a largo del Mediterraneo, quando parliamo di questione di idrocarburi, è utile fare riferimento anche al nuovo posizionamento di Ankara in Libia. E la sigla dei due memorandum of understanding che lo stesso governo Erdogan ha firmato a novembre scorso con il governo di accordo nazionale di al-Sarraj. Il primo di questi memorandum ha un obiettivo prettamente militare che, se vogliamo, legittima la presenza di Ankara in Libia e soprattutto ha agevolato anche la riconquista territoriale di alcuni punti strategici per il governo di al-Sarraj. Il secondo memorandum understanding riguarda invece proprio la delimitazione delle acque territoriali e quindi l'obiettivo di medio e lungo termine sarebbe quello di contrastare le mire dell'asse greco-cipriota e quindi di contrastare il progetto EastMed. Un'ulteriore linea, immagino che poi Arturo Barbelli e gli altri panelisti andranno a fondo sulla questione. Mi preme soltanto dire che un'ulteriore linea di frattura per quanto riguarda il Mediterraneo e anche il Mediterraneo come porta d'ingresso per tutte quelle che sono le questioni più o meno risolte in Medio Oriente e con i relativi effetti di spillover. In questo mi preme sottolineare il posizionamento di Ankara nella politica dei rifugiati, quindi l'accordo con l'Unione Europea siglato nel 2016, e quindi una sorta di controllo di quello che è il flusso migratorio dalla una zona molto critica medio orientale verso l'Europa. Ovviamente il Mediterraneo è, come ho anticipato prima, anche la zona del dialogo diretto tra Ankara e Turchia, un dialogo che, sebbene sia partito con i migliori propositi nel 2004 con il processo di annessione, in realtà ha subito ultimamente un forte raffreddamento fino a portare a una sorta di congelamento di quello che è il processo di piena adesione di Ankara nell'Unione Europea. In ogni caso le aree di cooperazione tra Ankara e l'Europa rimangono vitali, così come rimane vitale il ruolo dell'Europa nella risoluzione oppure nell'incentivazione di una maggiore cooperazione nel Mediterraneo. Come ultimo punto mi preme sottolineare che tutto quello che succede a livello regionale per la Turchia ha un forte impatto interno. Nel senso che la propaganda del partito di Erdogan, del partito della giustizia e dello sviluppo, soprattutto dal 2018, da quando è entrato in alleanza con il Partito Nazionalista del Popolo per mantenere la maggioranza parlamentare, la propaganda si è basata su un punto fondamentale, il suo riferimento al nemico esterno, un po' questa sindrome di accerchiamento che i turchi hanno quasi nel proprio DNA, devo dire, dalla fondazione della Repubblica di Turchia. Quindi il continuo richiamo alle forze straniere che vorrebbero vedere la Turchia fallire o comunque vorrebbe indebolire la Turchia legittima sostanzialmente, da una parte il posizionamento basato più sulla hard power di Ankara legittimato dalla forte necessità
a difendere i propri interessi nazionali, quindi il proprio orgoglio nazionale, e dall'altra parte è un volano per saldare il consenso elettorale attorno al programma del presidente Erdogan. Quindi sono due livelli estremamente che si sovrappongono, estremamente fondamentali per capire da una parte quelle che sono le dinamiche di Ankara a livello interno, ma anche quelle che sono le dinamiche di Ankara e quindi la propensione di Ankara ad ergersi al leader regionale ed attore chiave non solo nel Mediterraneo, ma in tutto lo scenario regionale, quindi dal Medio Oriente al Caucaso e così via. Valeria, non ti sentiamo più. Sì, perché casualmente si è silenziato il microfono. Pochi secondi abbiamo perso. Ok. No, dicevo che mi fermerei qui e darei la parola all'ambasciatore Armellini, seguirei l'ordine di Locandina. Pregherei, proprio per avere un dibattito più fluido e meno pesante, di mantenerci attorno ai 15 minuti di contributo, insomma, poi magari per agevolare anche le domande se ce ne sono dal pubblico. Quindi, se l'ambasciatore Armellini è pronto, passerei la palla a lui. Sì, eccomi, buongiorno. Mi sentite? Funziona? Sentiamo bene. Benissimo, perché ogni tanto ci sono dei problemi con l'audio, pare che la mia voce tenda a scomparire da questo computer, speriamo che questa volta succeda o succeda quantomeno. Ma io devo dire che la prima considerazione che mi viene in mente di fare è che sono sempre un po' stupito dalla perplessità con cui, diciamo, il sistema internazionale, ma gli alleati della Turchia, hanno accolto la sua sempre più forte presenza sulla scena come autonoma potenza portatrice dei suoi interessi nazionali. Per molti anni, decenni, la Turchia è stato, come dire, lo stabile, fedele difensore dell'equilibrio geopolitico dell'Europa attraverso la NATO, garantendo il suo fianco sud senza nessun dubbio, senza niente. Era un paese dalla democrazia imperfetta, ma i militari ne assicuravano la stabilità e anche la fedeltà all'Alleanza Atlantica. Era un paese che si voleva laico, si richiamava l'età di Ataturk, e questo evidentemente un punto fondamentale di quella dimensione politica della Turchia, era anche il desiderio di entrare a far parte della comunità europea, come lo si chiamava. E forse la crisi del negoziato tra la Turchia e l'Unione Europea, la difficoltà insormontabile in cui si è trovati, è al tempo stesso una metafora e una rappresentazione dell'impossibilità di quello scenario e della ragione per cui la Turchia, una delle ragioni per cui la Turchia si è mossa. Quindi la Turchia... Scusa, puoi alzare un pochino la voce? Chiedo scusa Antonio se ti interrompo, se puoi alzare un pochino la voce si sente molto basso. Adesso funziona meglio? Un pochino, sì. Se hai vicino al microfono, forse, sì. Purtroppo devo vedere se riesco ad alzare il volume, ma so che c'è un problema. Cercherò di avvicinarmi di più. Perfetto. Adesso va meglio? Sì, grazie. Dicevo, ricordo, tra l'altro, in particolare come durante la stagione del pre-muro, del lungo e complicato negoziato sulle forze nucleari intermedie, i nodi negoziali risolti e complessi erano moltissimi, ma il fianco sud garantito dalla Turchia era sempre un elemento fondamentale. Crolla il muro, cambiano gli equilibri complessivi in Europa e cambia anche la prospettiva per la Turchia, che, come dire, è l'alleato fedele di una realtà che si affronta una sua ben diversa configurazione. Cosa succede alla NATO? Un altro discorso, ma certamente quello è un problema ancora in divenire con il quale ci siamo confrontati. La Turchia si apre probabilmente anche, credo che all'epoca una delle ipotesi prese in considerazione, si apre la possibilità di svolgere un ruolo di proiezione di influenza in quella che era tradizionalmente una delle parti dove la Turchia aveva presente influenza, quella dell'ex
repubbliche sovietiche nell'area caucasica. Tutto questo avrebbe avuto un senso, immaginare una NATO, come dire, Sergio Donsky, una presenza della NATO verso quelle repubbliche in chiave, come dire, di loro autonomizzazione, di stabilire rapporti diversi. Questa ipotesi non va avanti per una serie di ragioni, forse perché tra l'altro da parte degli alleati occidentali non viene colta fino in fondo la prospettiva che si poneva di dire, avere una mano in quella parte dell'ex Unione Sovietica, che era periferica sì, ma anche strategicamente molto importante. Poi le cose vanno diversamente, quelle repubbliche tornano sostanzialmente nelle mani di vecchi satrapi che si vestono di nuovi, con nuovi vestimenti, ma insomma tutto si muove in una direzione. Dopodiché, allora, la domanda che io mi pongo, ma col crollo del muro, la ridefinizione dei rapporti di forza all'interno dell'Europa, l'evoluzione del discorso europeo in maniera completamente opposta a quella che era venuta fino a quel momento, perché non avrebbe dovuto la Turchia, in una situazione in cui tutti gli equilibri andavano ridefinendosi, non pensato anche a ridefinire il suo? Cioè, se noi in Europa abbiamo inserito nella nostra dimensione politica i vecchi paesi dell'Europa centrale e orientale, quindi dando alla dimensione europea una diversa connotazione, ma forse la Turchia, non avendo poi tra l'altro un ancoraggio europeo sempre più tenue, perché non rivolgersi a quella che era tua area storica di presenza? In altre parole, se da una parte cambia il muro e noi ridisegniamo la geografia politica dell'Europa, dall'altra parte perché non deve cambiare Sykes-Picot? Perché la Turchia non deve ridefinire quella carta di influenza geopolitica del mondo della quale era parte? Quindi il ritorno sulla scena di una Turchia aggressiva e nazionalista nella sua area di influenza tradizionale, a me sembra abbastanza col termine con una delle possibili evoluzioni di questo periodo, tanto più che la dimensione, tra virgolette, europea della stessa, quella ataturchiana, in qualche modo, entra in crisi perché lo scenario politico cambia e perché, fra l'altro, da parte europea il discorso si fa molto più complicato. Un paese che si ritiene un grande paese, che ha un negoziato difficile, al quale gli si oppone il fatto che non si vogliono avere in Europa troppi musulmani, viene confrontato, per dirla in maniera molto, molto banale, viene confrontato con una impossibilità di portare avanti un ragionamento che era quello, fra l'altro, della forzatura che aveva portato alla creazione della Turchia moderna, che apre molto le prospettive di un diverso ragionamento politico che dà spazio e potenza e che fra l'altro ha funzionato. La Turchia in Siria, la Turchia in Libia sono il recupero di una posizione storica che avevamo tutti dimenticato, nel senso che tutti pensavamo che tutto questo fosse cambiato per sempre. In realtà per sempre non cambia nulla, tutto è cambiato in Europa, cambia anche questa parte del Mediterraneo, così come accade per la Russia, cioè Russia e Turchia rientrano a pieno titolo in una parte del mondo nella quale hanno avuto un ruolo di grande importanza. Allora, che questo potesse essere fatto in una chiave di solidarietà occidentale complessiva è certamente possibile, ma non è accaduto non solo e non tanto, credo, per la volontà della Turchia, ma anche per la difficoltà da parte occidentale di prendere in considerazione la Turchia sotto questo punto di vista come partner affidabile e serio. Quindi quello che accade, del quale noi molto, molto ci preoccupiamo, è anche figlio probabilmente di una disattenzione, se posso dire, di un filo di arroganza da parte nostra. Del resto, faccio una piccola notazione, se volete, volutamente provocatoria. Ma insomma, i generali erano veramente così tanto meglio di Erdogan, adesso dal punto di vista della legittimazione democratica, non sono tanto sicuro. Certamente Erdogan sta seguendo una linea che è meno con termine agli interessi che noi avevamo in quella parte del mondo, che noi vedevamo, di quella che c'era. Insomma, Erdogan non è un nemico necessariamente dell'Occidente, secondo me, è portatore di interessi che sono propri. Poi in funzione di una sua scelta politica molto precisa,
con la quale noi dobbiamo fare i conti, che contrastare non serve a granché in realtà, anche perché come attore regionale credo che abbia un suo ruolo e una posizione a sé. Tra l'altro, noi viviamo ancora nell'Europa continentale nella speranza, ma penso che tenga un'illusione, io personalmente penso nella determinazione di mantenere un assetto multilaterale stabile di controllo dei nostri equilibri. Il Medio Oriente è un discorso diverso, c'è un interlocutore regionale molto importante, la Turchia, fra l'altro, è un contrattare anche la Russia, ancora parte. Rapporto con la Grecia, sì, certo, vabbè, questo è anche questo figlio di problemi che si sono posti con la dissoluzione del vecchio impero. Credo che non sarà facile superarlo, però è da tempo oramai che una sorta, come dire, di disequilibrio stabile fra i due paesi si è creato. Circo mi sembra che è una delle tante rappresentazioni, fra l'altro, di un paese che si muove in maniera non solo determinata, ma che ritiene legittima in quella che era la sua area di influenza tradizionale e la continua ad essere. Poi il fatto che a Circo si prenda fuori il gas e il petrolio rende naturalmente tutto molto molto più complicato. Ma io non credo che la Turchia farà la guerra né con la Grecia né per Cipro. Il problema è per noi di capire che cosa noi vogliamo fare con questa Turchia. Vogliamo continuare a tenerla un partner sempre più ostile? Negozi e missili con i russi, ma questo impedisce di avere l'F-35, ma non necessariamente gli deve impedire di essere un paese con il quale noi abbiamo una partnership che muta di metodologia e di strumenti, ma non necessariamente di qualità complessiva. Cioè, la Turchia resta un paese, tra virgolette, con termine all'Occidente, con una sua forte dimensione. Erdogan, io sono tutt'altro che un esperto della Turchia, però l'ho anche attraversata tutta, da est a ovest, attraverso le zone rurali del paese, e ci si rende conto che c'è tanta difficoltà. Quindi è la base, tra l'altro, del potere di Erdogan, che c'è. Poi noi siamo democratici, non possiamo dimenticarci che il voto rurale è molto incerto. Quindi io sono colpito, se posso dire, dall'allarme generale rispetto a una Turchia diversa, che a me tanto diversa non sembra. Mi sembra che la Turchia segua un percorso tutto sommato abbastanza in linea con una delle visioni di se stessa, con la quale noi dobbiamo imparare a convivere. Non dimenticando che questo paese, nei vuoti che si sono aperti, nell'equilibrio bipolare non c'è più, l'unipolare è una visione perduta, le potenze regionali hanno un ruolo, la Turchia ha un ruolo, forse ora di capire che è con questa bisogna parlare. Poi non ci piace tanto Erdogan, ma dobbiamo fare i conti con il fatto che è democraticamente eletto, sia pure con i libri del sistema, e quindi dobbiamo lavorare. Grazie a lei, ambasciatore Armellini, purtroppo il suono era abbastanza basso, ma per quello che siamo a meno. Personalmente sono riuscita a captare, è stato un contributo senza dubbio interessante, oggettivo e da grande conoscitore, insomma, qual è delle dinamiche diplomatiche. Mi dispiace, io spero di riuscire, perché non riesco proprio a provare ad avvicinare questa macchina ancora, vediamo un po'. Va bene, grazie. Passerei la parola adesso a Lorenzo Marinone. Marinone, ricercatore di CESI. Grazie mille, grazie per l'invito. Io innanzitutto vorrei partire da questa considerazione. Credo che non bisogna commettere l'errore di pensare che quello che sta succedendo in questi ultimi anni sia, e quindi questo ruolo più assertivo della Turchia, questo ritorno della Turchia in forza sulla scena mediterranea, medio orientale, sia qualcosa esclusivamente legato a Erdogan, alla stagione dell'HPP. Perché è facile tendere a pensare questa cosa perché la stagione politica di Erdogan è stata lunghissima, stiamo andando verso i 20 anni di HPP al potere, la personalizzazione del potere da parte di Erdogan, l'impronta che ha dato a tutti i livelli, cioè alla politica turca, è impressionante, non credo che ci sia un altro modo per definirla, a prescindere dal giudizio che poi uno può voler dare nello specifico. Ma ecco, certamente ha forgiato questa nuova Turchia, in qualche modo la sta ancora forgiando.
Però quello che si è trovato di fronte è uno scenario dove sono venuti e stanno ancora avvenendo, sono tuttora in corso, dei cambiamenti strutturali. E questi cambiamenti strutturali, è stato già ricordato prima, l'espressione se viene riformata l'Europa, l'idea stessa di Europa, perché cade il muro, perché ci sono degli sconvolgimenti, perché la Turchia non dovrebbe poter pensare di modificare Sykes-Picot? Questa è certamente una considerazione basilare da cui non si può prescindere. Stiamo parlando, dal nostro punto di vista, di Mediterraneo, dal punto di vista turco stiamo parlando del suo vicinato ai confini, esattamente ai confini territoriali, quindi una zona che è ovviamente fra le aree prioritarie della Turchia e non può non esserlo. C'è stata la crisi siriana. Una crisi siriana dove innanzitutto quello che è successo è un'area di instabilità enorme a ridosso della Turchia che agita alcuni dei temi più importanti tradizionalmente per la politica estera turca. Uno su tutti, la questione curda. Una questione curda che non è certo qualcosa di attinente soltanto alla stagione di Erdogan, e il rapporto con le varie realtà curde è qualcosa che prescinde dall'impronta, dall'approccio che ha voluto seguire la KP, che peraltro è stato estremamente variegato. Quindi ecco, non bisogna pensare che quelle che sono le possibilità che si sono aperte per le realtà curde siriane o altrove nella regione sia qualcosa che non andrà a interessare, a impattare fortemente sulla politica estera della Turchia nel prossimo futuro. Il fatto stesso che siano saltati degli equilibri per un tema così importante, che dal punto di vista turco è un problema di principalmente anche di sicurezza interna, obbliga la Turchia ad occuparsene in qualche modo, e quindi rende questo un canale che strutturalmente sarà presente all'interno dell'azione anche dei prossimi governi, a prescindere dalla KP e di Erdogan. La crisi siriana ha portato un altro cambiamento molto importante, e cioè il fatto che dal punto di vista turco adesso la Russia non è semplicemente un vicino settentrionale, ma è anche un vicino meridionale, perché la presenza russa, scusate, in Siria è di nuovo qualcosa che diciamo non ha un respiro breve, non ha un respiro breve, per quanto l'impronta russa possa essere poi rimodulata in un certo modo, l'influenza che eserciterà sulla Siria può ancora prendere traiettorie anche molto diverse, ma è difficile a oggi immaginare una Siria e un equilibrio comunque regionale che prescinda, come prescindeva in precedenza, dalla Russia. Ritrovarsi una Russia a nord e a sud e sempre di più anche in altre parti del Mediterraneo, sicuramente è qualcosa di cui la Turchia deve fare i conti. Il rapporto specifico con la Russia, questo è un altro paio di maniche ovviamente. Un altro cambiamento strutturale che abbiamo visto, noi abbiamo una regione in cui ci sono saltati equilibri per cui le monarchie del Golfo sono ritornate in forza a cercare di proiettare un loro ordine regionale. Il discorso su Sykes-Picot vale per la Turchia, ma vale anche per tutta una serie di altre potenze regionali. In questo senso, ovviamente, la competizione, i driver di competizione si sono moltiplicati enormemente, e dal punto di vista della Turchia, quello che è stato fatto nell'ultimo decennio è cogliere l'opportunità presentata dalle primavere arabe per cercare di inserirsi attraverso un canale molto preciso in questi cambiamenti strutturali che attraversavano la regione. E di fatto quello che si sta prefigurando e che continua a essere tale è una Turchia che cerca di ergersi comunque a paladina, diciamo, di determinate istanze, passatemi il termine, rivoluzionare, cioè contro lo status quo. Lo ha fatto nelle prime battute della primavera araba, lo continua a fare attraverso diversi strumenti di soft power o meno, ed è, diciamo, l'asse principale attorno al quale, almeno
quello più appariscente, si è strutturata la competizione con l'Arabia Saudita e con gli Emirati Arabi Uniti. Si basa questa posizione turca su alcuni assunti e alcune condizioni che sono tuttora presenti. Le primavere arabe sono nate per motivi che tutti quanti conosciamo, economici, sociali, interni ai diversi paesi arabi. I problemi sono ancora lì. Quei problemi sono ancora lì. In questi ultimissimi anni abbiamo visto di nuovo una serie di proteste, di stagioni di protesta importanti. Pensiamo all'Algeria, pensiamo alla Giordania, anche se viene lasciata sempre più un po' da parte, ma pensiamo a Libano e Iraq, che sono dei paesi dove si sta mettendo in discussione anche quelli che sono i principali driver di influenza di un'altra grande potenza regionale, che è l'Iran. Ecco, da questa situazione la Turchia ha ancora da approfittare, ed è vista il multipolarismo, che è ormai una caratteristica della regione, è sempre più accentuato, la Turchia assolutamente avrà questi punti di accesso in diversi paesi che gli si paleseranno davanti. Da ultimo, un'ultima riflessione che volevo fare, sì, certamente la Turchia appare oggi molto isolata, è piuttosto semplice pensare che ci sia un fronte piuttosto vasto di potenze regionali, sia dal lato arabo, sia dalla sponda europea del Mediterraneo, che si contrappongono alla Turchia. Ecco, io contesto l'idea che questo sia un fronte, che si possa proprio definire come un fronte. Ci sono paesi che hanno interessi completamente divergenti, paesi che per quanto possono essere andati a braccetto su una pluralità di temi, anche recentemente, fanno vedere sempre di più delle difficoltà a coordinare le loro politiche, un caso su tutti, Arabia Saudita e Emirati, quindi quella che era una posizione egemonica dell'Arabia Saudita è messa in discussione non soltanto dalle grandi potenze regionali, ma anche da medie potenze, e questo è un altro dato di cui bisogna tener conto. Ecco, in questo contesto è vero che la Turchia è piuttosto marginalizzata adesso, e che quindi questo sicuramente la sta spingendo a utilizzare degli strumenti molto assertivi. Dall'altro lato però non bisogna, secondo me, correre l'errore di pensare che chi si oppone alla Turchia riesca a sviluppare un'azione coerente, e quindi anche da questo punto di vista io credo che ad Ankara rimarrà sempre qualche carta da giocare, proprio sulla differenza di obiettivi e di priorità di quelli che, almeno nominalmente adesso, sembrano essere tutti quanti i suoi rivali. E concluderei qua per il momento, grazie. Grazie Lorenzo. Sì, certamente la Turchia è un attore che è sempre più isolato, ma come aveva anche anticipato in precedenza l'ambasciatore, soffre di un grosso problema di credibilità e di fiducia reciproca, no? Riscontrabile sia a livello regionale che nel dialogo con l'Unione Europea. Per cui è veramente difficile, nel momento in cui le dinamiche politiche sono appunto personalizzate, riuscire ad accordare piena fiducia al leader in testa. Proprio perché abbiamo parlato di Medio Oriente, passerei la parola a Fabio Nicolucci, che è esperto di sicurezza, appunto, di questioni medio orientali. Sì, buongiorno. Per amor di discussione, mi sentite? Sì? Sì. Perfetto. Per amor di discussione interloquisco un pochino con Lorenzo e forse anche con te, Valeria, mi permette darti il tu, ti conosco di fama, so che sei molto esperta di Turchia, cosa che io non sono, se non indirettamente, sul Medio Oriente. Però questo ci aiuta a capire alcune dinamiche. Faccio una premessa. Una gran parte della nostra, il nostro intendo europea e occidentale, difficoltà a comprendere le dinamiche mediorientali è basata sul tipo di analisi che noi adottiamo. Il Medio Oriente è una regione particolare, molto interdipendente e molto strutturata anche su fatti storici che riemergono. Nel caso della Turchia questo è molto significativo. E quindi un approccio storicistico è assolutamente da premiare, è realistico, è assolutamente da premiare, cosa che negli ultimi anni, per difetti di propaganda, per altre ragioni,
non abbiamo avuto. Quando questo approccio, secondo me, viene abbandonato, ecco che lì abbiamo difficoltà a capire come mai spuntino, per esempio, nella Turchia, che ha sempre avuto due anime, una laica europea, perché è stata anche una potenza europea, arrivata alle porte di Vienna, facendo creare il croissant, che è il festeggiamento a mezzaluna per l'arresto dei turchi, il dolce fatto per festeggiare l'arresto dei turchi alle porte di Vienna nel 1683, e ha governato i Balcani, per come sappiamo, per qualche secolo, ha sempre avuto una parte europea e laica, così come ha sempre avuto una parte ottomana, quindi anche la parte kemalista non è che spunti dal nulla. È una delle due anime di questa grande identità ottomana, nella quale la parte laica europea e la parte più, diciamo, neo-ottomana, che è venuta fuori con AK, giocano la loro dialettica, che c'è stata anche prima dell'AK. Quindi, diciamo, sono fattori strutturali, e adesso sta venendo fuori, per quanto riguarda la Turchia, l'anima neo-ottomana, fra l'altro con un'elaborazione, perché questa definizione è di Ahmet Davutoglu, cioè l'ex ministro degli esteri, poi primo ministro, credo, non mi ricordo bene, ma insomma ha scritto un importante libro nel 2000, che è poi la base poi del ragionamento di Erdogan. Quindi attenzione a vederla solo in termini, diciamo, non strutturali. Chiusa la porta europea, questo è stato un grande contributo, si è spinto, e non più come dire, centrale e sufficientemente surrogante l'identità atlantica, la Turchia ha sempre quell'identità europea e laica ha perso forza, la NATO ha perso, l'identità atlantica ha perso forza, e quindi ha acquistato forza l'altra anima, diciamo, l'altra faccia della Turchia, e su questo la AK ha costruito che cosa ha costruito? Una presenza regionale molto importante, sempre più decisiva, ed è politica ed è identitaria, non è solamente economica. Quindi la regione idrocarburi corrobora, ma non spiega molte cose. Io la vedo così, per essere sintetici, la vedo una proiezione, diciamo, esistenziale su tre assi. Un asse panislamico, cioè un'identità che si fa forte di una proiezione islamica, dell'identità islamica della Turchia. E questo lo si vede per esempio nella grande proiezione che ha verso Gerusalemme, parlo di Gerusalemme come città, attraverso fondazioni Mirazimir, per esempio, Tika, c'è un centro culturale turco molto attivo a Gerusalemme Est, alla Zaha Street, sta competendo, e una presenza nella striscia di Gaza con il welfare, che è un po' l'altra faccia della sua proiezione, che sostanzia e corrobora, come tutte le grandi proiezioni, quella militare, e lo si vede nel Sahel. Io lavoro in Mali, e a Bamako spuntano le moschee come funghi, al Maarif, cioè la fondazione educativa turca, ha ben 21 centri in Mali, e spuntano moschee finanziate dalla Turchia, molto più che gli Emirati Arabi Uniti, che l'Arabia Saudita, con quale c'è competizione, su cui poi cerco di arrivare. Quindi la cosa che, diciamo, non è una cosa che si limita alla Siria, dove è più di vicinato, ma è una cosa pan-islamica, e lo si vede nel punto simbolico della proiezione su Israele, con quale non a caso c'è stato uno scontro e una rottura di una ventennale, trentennale alleanza anche militare, con la Mavi Marmara del 2010, l'incidente della flottiglia, non so se vi ricordate, ma diciamo era preceduto da scricchioli di questa grande alleanza che ha causato un grande problema per tutti noi. E che si vede negli idrocarburi, che tu mi citi, Israele, Egitto, Emirati e Grecia, da una parte contro la Turchia, esattamente quello che sta succedendo, con la formazione di un altro blocco dall'altra parte, su cui arrivo. Quindi la presenza a Gerusalemme e nella striscia di Gaza, e come partner privilegiato di Hamas, per esempio, è fatta in competizione stretta con l'Iran, ed è una competizione che la Turchia sta vincendo, perché l'Iran adesso ha più o meno, poco meno, solo il jihad islamico come parte diretta, e questo avviene con i soldi qatarioti, che è l'altra dimensione. La Turchia io non la vedo così isolata,
sta costruendo, diciamo, quello che è successo nel Medio Oriente, il crollo dopo la guerra fredda, il crollo dell'ordine regionale, un po' come è avvenuto in Europa. Qui è venuto con le guerre, perché il sistema è molto più instabile. Ci sono state le prime, cosiddette primavere arabe, che sono state una crisi di tutta la rappresentanza come ha concepita l'uomo forte e lo scambio stabilità con l'Occidente, è venuto meno la funzione regolatrice degli Stati Uniti. Adesso non entriamo in una discussione, se volete poi ne approfondiamo una discussione, ma soprattutto l'intervento in Iraq, che ha diciamo, rotto l'assedio che era stato costruito, il containment all'Iran, che è arrivato, essendo il paese a maggioranza sciita, appunto poi permette all'Iran una proiezione che oggi sta arrivando fino al Mediterraneo attraverso la Siria, gli Alawiti e Bashar al-Assad. Questo è stato l'elemento che ha impaurito l'Arabia Saudita, che era il campione in carica dei sunniti, e su questa rendita, con un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, gestiva come campione regionale parte della stabilità che non era affidata a Israele, si è impaurita e ha costruito una narrazione di sciiti contro, soprattutto dopo l'Iraq, sciiti contro sunniti. Dentro questa narrazione, però, non facendo, diciamo, non vincendo la guerra, perché poi sono scoppiate una serie di guerre per cura con l'Iran, Yemen, Siria, dove da guerra civile interna è poi evoluta in una guerra regionale, dentro la guerra civile, quindi varie guerre, poi c'è stato lo Stato Islamico, che paradossalmente, lo metto lì come notazione, ha come programma Kasra al-Hudud, cioè spaccare i confini, cioè l'identità, e non sto dicendo che la Turchia finanzia lo Stato Islamico, ha finanziato lo Stato Islamico, nonostante le bizzarrie del figlio, ma il programma di ridiscutere Sykes-Picot è un programma dell'ISIS anche, ed è un programma sulla quale c'è un'identità indiretta, involontaria, diciamo, di vedute con la Turchia, che recupera una visione neo-ottomana di quell'accordo che la spogliava di tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo. E questo è un punto che aiuta a capire alcune dinamiche nel Levante. Quando l'Arabia Saudita ha raccontato che questo avveniva per colpa dell'Iran e quindi la guerra sciiti sunniti, ha dato una proiezione ideologica che non ha spiegato tutta la realtà e quindi è in difficoltà. Questo ha permesso una competizione dentro il campo del sunnismo. Adesso arrivo alla Turchia, scusate tutto questo scenario, ma è importante perché sono trend pluridecennali, che è quello che spiega poi quello che sta succedendo oggi. Perché altrimenti non si capirebbe perché la Libia arriva la Turchia arriva in Libia, che è, diciamo, un game changer di non da poco conto, che però è preceduto da una presenza nel Sahel di ormai 15-20 anni, perché il Sahel, come abbiamo capito, forse l'Italia lo sta capendo, è la porta e la base su cui si regge poi la proiezione in Libia e sulle coste del sud Mediterraneo. Quello che è successo è che si è aperta una competizione dentro il sunnismo nella definizione di questo nuovo ordine regionale. Il Qatar ha sfidato l'Arabia Saudita, la quale ha risposto da par suo, due assedi, non uno, ha costruito un blocco con Dual Hisar, cioè gli stati dell'assedio. Dal 2017 ha rotto i rapporti diplomatici con il Qatar, è il secondo assedio. Fra l'altro precede anche un tentativo del Qatar, e parliamo dell'inizio del 2000-2003 se non mi sbaglio, di tentare con allora Gheddafi di far fuori Saud e di spaccare l'Arabia Saudita. Quindi è una competizione anche qui di lungo periodo, ed è giusto, tutti l'hanno messo in evidenza tutti i relatori, che bisogna guardare a fattori un pochino più strutturali, se no si è colti di sorpresa. Questi sono quelli che spiegano dinamiche altrimenti abbastanza incomprensibili. Insomma, il Qatar è in competizione con l'Arabia Saudita, una rinnovata competizione con l'Arabia Saudita. La Turchia ha dal Qatar un fortissimo appoggio. Il Qatar ha finanziato nel 2018 una prima caduta della lira per sanzioni americane, l'ha rifinanziata adesso, credo a maggio, proprio a fine di maggio, diciamo, sostenere le difficoltà economiche di questo grande paese, che però, come la Russia, proietta più potenza di quella economica, più militare che economica, e su questo si potrebbe fare un po' di politiche. Con 15 miliardi di dollari ha allargato il prestito. Adesso non vorrei arrivare a tutti i dettagli, ma insomma l'alleanza fra Qatar, che è stato sostenuto dalla Turchia quando nel 2017 l'Arabia Saudita ha rotto, e la Turchia è molto forte. Questo ha portato al tentativo di formazione di due blocchi sunniti contrapposti: uno Qatar
Turchia, Malesia e Pakistan. Io guardo Al Jazeera tutti i giorni, da mesi, da anni oramai, perché è interessante per capire. Beh, io mi chiedevo, prima di ragionare su queste cose anche per il seminario, come mai intervistano per ore, credo che siamo alla 17ª puntata, Mohathir, cioè il leader malese, Al Jazeera. Adesso me lo spiego, perché c'è un rapporto che stanno costruendo di intelligence, di sostegno fra questo nuovo quartetto sunnita che sfida il vecchio quartetto, cioè il campione in carica Arabia Saudita con gli Emirati, l'Egitto e Emirati Arabi Uniti e Egitto. Che cosa ha fatto la definizione di queste due? Quindi la Turchia è molto da prendere molto più seriamente, molto più strutturale la sua proiezione. Ecco, questo intendo dire. Questo, arrivo a conclusione, è una cosa molto seria, perché ha delle basi di forza. Fra l'altro il Pakistan era tradizionalmente alleato dell'Arabia Saudita, si sta allontanando perché l'India è molto vicina a Israele, la quale Israele è molto vicina a Bin Salman e ha bisogno di Bin Salman perché nella lettura dell'Iran come nemico esistenziale. Quindi tutto questo gioco scacchiere, tutto questo riordinamento dello scacchiere medio orientale, perché stanno finendo le guerre, bisognerà arrivare a una Yalta, è una cosa su cui noi italiani e europei dobbiamo decidere se intervenire con delle proposte oppure lasciar fare agli attori interni che si stanno organizzando con questi due sottosistemi, che hanno un effetto però, grazie agli errori di Trump sull'Iran, stanno dando un grande ruolo al patto di Shanghai, Cina-Russia, quindi la Russia potrebbe diventare con la Turchia un broker in Libia, e la partita secondo me sarà doppia, cioè in Libia la Russia sta difendendo Haftar, che contratterà una presenza in Siria, e le due partite si chiuderanno allo stesso modo, è una doppia partita libico-siriana, che probabilmente potrebbe vedere il sacrificio di Bashar al-Assad da una parte l'abbandono di Haftar della Russia verso Serraj dall'altra. Non so, è un'ipotesi, vediamo. Ma comunque si stanno disegnando degli equilibri molto più complessi, nel quale la Turchia gioca su fattori strutturali con una certa forza. Ecco, non va sottovalutata. Ricordiamo la liberazione di Silvia Romano, avvenuta grazie ai servizi segreti turchi, che nell'Africa dell'Est, oltre che quella dell'Ovest, sono molto presenti, molto più di noi, in zone dove noi eravamo rilevanti. Quindi ecco, questo è secondo me lo scenario nel quale si muove la Turchia e il neo-ottomanese, che naturalmente è vestito, poi Valeria forse ce lo puoi dire, è vero che la Guardia d'Onore adesso veste panni neo-ottomani, si è scoperto il turco ottomano nelle scuole, c'è tutto, però è in funzione di questa di questo prevalere dell'identità neo-ottomana, che non è neo-imperiale, ma è neo-ottomana, cioè vede il cortile mediterraneo, cioè l'area ex-ottomana, non più come un problema, un'area da evitare, guardando verso l'Europa, ma bensì un'area nel quale contare e spartirsi, e lo fa anche con una venatura neo-islamica, attenzione, perché la differenza, e concludo con questo blocco, e questa è la mia analisi, il blocco diciamo dei sunniti campioni uscenti sempre più deboli, avviene su una lettura dell'Islam politico. Mentre l'Arabia Saudita, l'Egitto leggono l'Islam politico come terroristi, parlo soprattutto della fratellanza musulmana, Qatar e Turchia no, anche perché sono interessati al fatto che sfidino i regimi assolutistici, molto più della Turchia di cui stiamo parlando, dittatoriali oppure basati su una storia di famiglia come Saud e i Zayed. Quella è la differenza, e su quella poi c'è la narrativa anche della guerra in Libia. Quindi sono dinamiche profonde, ideologiche, che sulle quali noi abbiamo ancora un deficit di analisi, e guardiamo ancora alla Turchia, secondo me, come un attore con il quale noi abbiamo un rapporto privilegiato. Ha abbandonato la scialuppa, forse anche per colpa nostra. Ecco, mi fermerei qui, poi se volete possiamo elaborare ancora. Grazie Fabio Nicolucci per lo spunto appunto di dibattito e di discussione. A questo proposito volevo ricordare appunto, abbiamo fino adesso un commento nella sezione di domande e risposte, per cui volevo esortare il pubblico per qualsiasi cosa di scrivere le proprie domande rivolte al relatore, poi a fine giro tenderemo appunto a rispondere.
Vedo che Arturo è disconnesso, cioè non lo vedo più. No, ci sono. Ah, eccolo. Quindi ti passerei subito, mi ero un po' spaventata. No, era andata via l'immagine, scusate. Ti passo subito la parola. Va bene, grazie Valeria. Naturalmente tutto quanto è stato detto è stato una sorta di filo rosso che forse un po' conduce alla mia expertise, che è naturalmente la Libia, però mi pare che molte cose siano già state dette e sono tutte centrate, in particolare no, Valeria si è concentrata sugli interessi della Turchia in questo momento, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo dell'Est. E naturalmente nel Mediterraneo dell'Est c'è stato, da quando c'è stato questo accordo a inizio, diciamo, tra dicembre e gennaio, si è concretizzato questo accordo con il governo di al-Sarraj, con il governo di unità nazionale, come dire, le due crisi, la potenziale crisi nel Mediterraneo dell'Est con la crisi già effettiva in Libia si sono in qualche maniera unite, saldate. Si è creato un chiaro link e questo è stato proprio un desiderio, una volontà dei turchi di rendere evidente quali fossero i loro interessi in una partita più ampia. Ma poi se parliamo di Turchia sulla sponda diciamo sud del Mediterraneo, in particolare in Libia, naturalmente quanto detto dall'ambasciatore Armellini, il ricordo della costante storica che riemerge di una presenza dei turchi nell'area è, come dire, storicamente verificabile dalla presenza turca storica in Nord Africa e in Libia in particolare. Naturalmente noi italiani siamo scesi in Libia, diciamo così, nel 1911 facendo una guerra italo-turca. Quindi, come dire, sono sempre stati dei referenti nell'area, non sono mai scomparsi e il loro interesse e seppur magari in alcuni periodi storici è stato latente, sicuramente è sempre stato presente ed è stato presente, fortemente presente in epoca post-Gheddafi, soprattutto dal punto di vista economico, e poi si è trasformato con una serie di finestre di opportunità, di cui discuterò, in una straordinaria opportunità politica che i turchi, che Erdogan è stato capace di cogliere molto più di quanto non lo siano stati capaci altre potenze, e ogni riferimento all'Italia o all'Europa è puramente casuale. Ciao Lorenzo, ha ricordato come tutto ciò si sta inserendo in una serie di cambiamenti strutturali, senza i quali l'azione turca nel Mediterraneo, ma in Libia stessa, non sarebbero possibili. Se pensiamo a che cos'era, diciamo, il Mediterraneo fino a un decennio fa, con una presenza costante degli Stati Uniti, con una capacità ancora di Washington sostanzialmente di dettare legge, cioè era una potenza ancora normativa, decideva che cos'era legittimo e che cos'era non era legittimo, che cosa fosse legittimo e che cosa non lo fosse. Non che questo gli desse, come dire, una forza etica, tant'è che in Iraq è chiaro che questa legittimità era piegata agli interessi statunitensi, ma questo era il ruolo degli Stati Uniti. Beh, questo ruolo è venuto francamente meno e non è una novità dell'amministrazione Trump, ma sicuramente è una costante dalla seconda parte dell'amministrazione Bush passando per Obama fino ad arrivare a Trump, seppure con stili molto diversi naturalmente tra le tre amministrazioni. Però c'è indubbiamente una minor presenza degli Stati Uniti e quindi se non partiamo da questo presupposto sistemico non comprendiamo come mai vi sia un'ascesa degli attori regionali, una nuova conflittualità degli attori regionali, questa faglia che si è creata all'interno del mondo musulmano diciamo i due fronti opposti, uno capeggiato dall'Arabia Saudita con gli Emirati che forse però sono ancora più attivi dal punto di vista politico e militare di quanto non lo siano i sauditi, che rimangono forse un riferimento più ideologico che politico, e dall'altra parte Turchia e Qatar che hanno instaurato un'asse che con diversa forza lungo
l'ultimo decennio, però ha avuto un attivismo straordinario se guardiamo anche alle forze reali di questi due paesi. La Turchia è naturalmente una potenza regionale importante in emergenza, ma è anche strutturalmente debole da alcuni punti di vista. L'economia sappiamo che in fasi alternate, ma ha sempre creato grandi, grandi problemi. È una potenza invece, diciamo, politica che ha una proiezione ideologica, e qua vengo a Fabio Micolucci che ha naturalmente spiegato bene qual è l'identità attuale turca, panislamica, e come si salda all'interno di un quadro regionale. Quindi, arrivando alla Libia, che cosa possiamo aggiungere a quello che è stato già detto? Sarò molto breve. Io penso che la Turchia, che ha sempre tenuto, come detto, la Libia sott'occhio, che ha sempre avuto una importanza la Libia nel quadro degli interessi strategici turchi, abbia percepito come la caduta di Gheddafi potesse aprire una strada, una possibilità. E in particolare facendo leva all'inizio quasi unicamente sul blocco della Fratellanza Musulmana Libica. Fratellanza Musulmana Libica che è molto debole, che è storicamente molto debole. Io sono sempre stato tra quelli che non era particolarmente allarmato dall'ascesa della Fratellanza Musulmana in Libia. E non lo ero perché partiva da dei punti di debolezza la Fratellanza Musulmana Libica. Partiva da dei punti di debolezza perché cosa fa la Fratellanza Musulmana in generale nelle aree dove ha avuto successo? Prendiamo il vicino Egitto, perché ha avuto uno straordinario successo tra, diciamo, perlomeno una primissima fase post-rivoluzionaria con l'ascesa di Mohamed Morsi. Beh, si sostituisce allo Stato. La Fratellanza Musulmana è dedita a opere assistenziali e in qualche misura fa proselitismo e assistenza dove lo Stato non arriva. Ma lo Stato di Gheddafi, la Jamahiria Araba Libica, era uno Stato inesistente dal punto di vista istituzionale, ma che aveva una grande capacità, soprattutto per mano di Gheddafi, di fare patronaggio, ossia sostanzialmente di dare una paghetta, di dare una paga alla popolazione. E la Libia era un rentier state, uno stato che basava tutto sulla rendita degli idrocarburi e sulla redistribuzione. Quindi era già Gheddafi che faceva quell'opera che è tipica invece della Fratellanza Musulmana, e per quello era piuttosto debole la Fratellanza Musulmana. Beh, però i turchi ci hanno creduto fino in fondo, hanno lavorato soprattutto con loro, ma poi sono stati capaci di allargare una serie di alleanze all'interno della Libia, e in particolare in Tripolitania. E Tripolitania, non a caso, è, come dire, uno dei maggiori interessi anche per l'Italia. Sappiamo benissimo che i nostri maggiori interessi non risiedono in Cirenaica. I flussi sia, diciamo, energetici, faccio con riferimento agli interessi dell'ENI, e naturalmente i flussi di migranti, di persone, e i traffici illeciti in buona parte passano sull'asse Fezzan-Tripolitania. Ed è qui che l'Italia e l'Europa hanno i maggiori interessi, con un'eccezione della Francia, se noi andiamo a guardare il quadro degli interessi globali in Libia. Francia, che è più proiettata verso geograficamente e geopoliticamente verso l'asse sunnita rappresentato dall'Arabia Saudita, l'Egitto e gli Emirati, e che ha che salda i propri interessi in Libia, in Cirenaica soprattutto, perché lì ci stanno gli investimenti della Total. Ed è lì che ha guardato fin da sempre il governo francese una volta che è caduto il governo di Gheddafi. Anzi, proprio come è nata la rivolta è nata anche su un certo grado di supporto esterno. Indubbiamente la Francia fu, tra il governo francese di Sarkozy, fu tra i maggiori sponsor dei rivoluzionari che, diciamo, da Bengasi, dalle città della Cirenaica, si sollevavano contro quelle della Tripolitania. Però il ruolo turco è emerso prepotentemente dall'anno scorso, da quando si è passati da una fase di dialogo politico, seppur non dobbiamo raccontarci falsità, in grande stallo,
si è passati da quella fase, da una fase politica, a una fase militare. Quando Haftar ha sostanzialmente rifiutato di sedersi al tavolo, ha rifiutato gli accordi che la comunità internazionale, non senza ambiguità, gli aveva offerto e grandemente favorevoli, per cercare una sorta di all-in. Cioè, io voglio assolutamente prendermi tutto. A quel punto, io penso, l'Europa e l'Italia ha commesso una serie di errori importanti. Il primo, il fondamentale, è stato quello di non aver saputo supportare nella maniera corretta il governo di unità nazionale, che invece aveva avuto con grande merito, secondo me, e in particolare mi riferisco agli anni 2015-2016, la capacità di creare. Perché se vi ricordate, noi eravamo sostanzialmente accusati, soprattutto dopo il 2014, quando si instaurò nella capitale a Tripoli il vecchio Parlamento legato alla Fratellanza Musulmana, eravamo accusati di essere troppo amici, troppo legati agli islamisti, al governo islamista che risiedeva in Tripoli. Per opera dell'Italia, della comunità internazionale, di un asse che si era creato ai tempi ancora con gli Stati Uniti, siamo riusciti a instaurare un governo di unità nazionale che non era più tacciabile di essere filo-islamico, e quindi in qualche maniera l'Italia era stata capace di veicolare attraverso le Nazioni Unite e la comunità internazionale, e anche con il supporto dell'Europa, un risultato che era assolutamente negli interessi italiani. Però quando abbiamo visto che Haftar diventava, nella vulgata, nella narrativa di Haftar stesso e delle altre potenze che lo supportavano, compresi gli amici francesi, l'uomo nuovo della Libia, il pacificatore, io non ci ho mai creduto, onestamente, abbiamo messo i piedi in due scarpe. E questo mettere i piedi in due scarpe, in qualche maniera, non ci ha avvantaggiato con il presunto nuovo uomo Haftar, perché Haftar naturalmente aveva dei padrini a cui doveva molto di più e che erano in grado di fornirgli molto di più. Siamo in grado di fornire la quantità economica e il flusso economico che è capace di fornire, che sono capaci di fornire gli Emirati Arabi? No. Siamo capaci di garantire gli armamenti che gli stanno garantendo e i mercenari che gli stanno garantendo i russi? Assolutamente no. Siamo in grado di fornirgli un background, un supporto politico ed intelligence come fanno gli egiziani? Assolutamente no. Siamo in grado di offrirgli un seggio alle Nazioni Unite e supporti politici di vario tipo come hanno fatto i francesi? Assolutamente no. Quindi è stato, dalla mia prospettiva, un errore quello di spostarsi sull'asse filo-Haftar, o perlomeno di narrarci come una potenza neutrale in questo. E in questo vuoto che abbiamo contribuito a creare di supporto al governo di unità nazionale, nel momento in cui il povero Serraj ci chiedeva un supporto forte, soprattutto almeno politico, io non dico che gli dovevamo dare le armi, è chiaro che l'Italia non è la Turchia da questo punto di vista, ma noi abbiamo fatto mancare addirittura il sostegno politico. Serraj, il governo di unità nazionale, ha sposato la causa turca. A questo punto io penso che noi ci troviamo in una situazione molto complessa e difficile, per cui la palla dovrà tornare necessariamente. L'Italia che cosa deve fare? Deve lavorare perché la palla torni dal campo della guerra guerreggiata a quello della discussione politica. Non è facile, non siamo probabilmente in grado di farlo da solo questa operazione, dobbiamo farlo all'interno di un contesto. Le Nazioni Unite sono molto screditate e si dividono, sono frammentate in questo momento. Io penso che sia bloccata un'azione italiana all'interno delle Nazioni Unite, quindi penso tutto sommato che l'Europa debba essere la casa corretta con la quale lavorare per avere una maggior forza politica. Rimane sempre un'ambiguità molto forte dei francesi che si scaldano molto per la presenza turca in Libia, ma che non si scaldano nella stessa maniera per la presenza di Wagner Group e dei russi, a pochi chilometri dalle sponde italiane. Quindi naturalmente c'è un problema, però penso che ci sia anche potenzialmente una convergenza con la Francia, con la Germania, che si è assunta all'inizio dell'anno, ma l'anno scorso come percorso politico si era assunta una responsabilità che è proprio quella di fare una sorta di mediazione europea.
E la mediazione europea è stato un successo, non tanto verso i risultati della conferenza di Berlino, evidente che non vi siano stati, ma il successo era stato quello di prendere una leadership europea e riuscire a placare l'unilateralismo francese. Quindi noi dobbiamo ripartire da questo, continuare a lavorare e crederci. I turchi naturalmente non ce ne sbarazzeremo, ma è un problema per l'Italia e per l'Europa avere una Turchia così presente, vuoi per la migrazione, vuoi per i nostri interessi economici, eccetera, inutile negarlo. Possiamo in qualche maniera tornare in gioco solamente se riusciamo ad avere un interesse europeo un po' più omogeneo e un po' più presente in Libia. Io temo che questa sia l'unica strada e che la si debba per forza perseguire se l'Italia vuole tornare ad avere un ruolo e se l'Europa vuole avere un ruolo e non essere soggetta, come dire, a manipolazioni vuoi dei russi o vuoi dei turchi. Quindi la situazione secondo me è questa, è molto, molto complessa. Abbiamo una responsabilità su questa, diciamo, espansione turca nel Mediterraneo. Io penso però, tutto sommato, che anche il governo di unità nazionale, chiudo, anche il governo di unità nazionale libico non voglia in qualche maniera legarsi mani e piedi ai turchi, perché questo potrebbe in qualche maniera trascinarlo a un conflitto molto più lungo e duraturo. Quindi potremmo offrire una sponda perlomeno politica maggiore al governo di unità nazionale. E poi l'Italia, con una capacità di dialogo che ha, di parlare anche con l'altra parte, perché naturalmente l'Egitto rimane un referente, perché con le potenze del Golfo possiamo parlare, riusciamo a parlare con i russi, però questa potenziale nostra posizione fatichiamo sempre a concretizzarla in politiche proattive. Quindi non basta essere nella posizione giusta, ma bisogna avere anche la capacità di dettare un'agenda politica. Grazie. Grazie a te Arturo. Siamo un po' con il tempo tirato, quindi passerei subito la parola al presidente del CESPI, Piero Fassino. Va bene, mi sentite? Sì. Intanto grazie, io vi parlo dalla Camera perché è in corso il dibattito sul decreto rilancio che sta per concludersi, quindi mi scuso anche se a un certo punto dovrò assentarmi per partecipare al voto finale. Spero di no, spero che il voto arrivi dopo le nostre conclusioni. Grazie intanto a tutti i partecipanti, ovviamente al panel e a quelli che ci stanno ascoltando. Molte cose che sono state dette sono state, credo, di grande arricchimento e di grande interesse, quindi io non le riprendo. Provo a fare un ragionamento per punti. Primo, noi ci troviamo di fronte, quando parliamo della Turchia, a un grande paese che ha una grande storia, un grande paese che in virtù della grande storia si è sentito, dopo la Prima Guerra Mondiale, sulla base degli accordi allora fatti, come dire, mutilato e per lungo tempo misconosciuto. Se non si parte da qui, io credo che non si molte delle cose che la Turchia fa non si capisca. Un grande paese che ha una grande storia chiede, rivendica, qualche volta lo fa bene, qualche volta lo fa male, ma di essere riconosciuto per la storia che ha, per il ruolo che ha, per la funzione che ha avuto e che continua ad avere. Questo tema del riconoscimento vale per molti. Non si capisce quello che succede in Ungheria da anni se non si riflette su cosa ha rappresentato Trianon e gli accordi di Versailles nei confronti dell'Ungheria, di un paese che nel 1919 ha perso 2/3 del territorio che aveva come regno d'Ungheria nell'impero austro-ungarico. Cito questo esempio perché è analogo, no? Ci sono paesi che per dinamiche storico-politiche connesse alle guerre, agli accordi, alle tante cose che segnano la storia di una nazione, di un continente, hanno visto cambiare la loro identità, la loro configurazione, la loro conformazione e in molti casi questo non ha prodotto, diciamo, sentimenti di frustrazione, di delusione o di disconoscimento. In altri casi no. Ecco, la Turchia è un paese che rivendica di essere conosciuto per la storia che ha avuto. E questa è una prima considerazione, bisogna averla chiara. Non stiamo parlando di un paese
marginale nella storia dell'Europa e del Mediterraneo, ma di un paese che ha contribuito alla storia dell'Europa e del Mediterraneo e che giustamente quindi rivendica di essere riconosciuto come tale. E questo al netto che si abbiano simpatie o no per Erdogan o non Erdogan, questo è un tema che attraversa la classe dirigente turca tutta, di qualsiasi colore politico. Seconda questione, la Turchia non solo rivendica questo ruolo, ma lo può fare perché è al centro di un'area, diciamo, strategica del mondo, di quelle aree che in linguaggio geopolitico si definiscono le cerniere del mondo, no? Se uno guarda la Turchia e guarda che cosa c'è intorno, capisce. Intanto la Turchia è il luogo dove si incontra Europa e Asia, si incontrano Islam e Occidente, si incontrano Est e Ovest, si incontrano tante cose. Ma poi se uno guarda attorno alla Turchia, è un'area caratterizzata negli ultimi 20 anni, 30 anni, da continui conflitti di varia natura. No? Dal sud della ex Unione Sovietica, oggi Russia, investita dalla crisi cecena e dalla crisi del separatismo di matrice islamica che ha investito quelle regioni, a tutta la vicenda caucasica. Non c'è una sola nazione caucasica che non abbia oggi una parte del suo territorio occupato da un'altra nazione caucasica. Se solo abbiamo presente tutti i temi dell'Ossezia, dell'Abkhazia e via di questo passo. La Siria, l'Iran e l'Iraq, che diciamo, sono nel lato orientale del confine turco, la vicenda curda, che attraversa diciamo, la vita di 5 nazioni, Turchia compresa, i rapporti storicamente conflittuali con la Grecia, che stanno diciamo, in una storia secolare, e senza andare nei secoli indietro, la guerra greco-turca dell'inizio del Novecento, e cosa accade a Smirne, e tutto quello che sappiamo, e diciamo la vicenda cipriota. No. Quindi da questo punto di vista la Turchia sta al centro di un'area critica, di un'area cruciale per diciamo il melting pot culturale, religioso, etnico che caratterizza quest'area e anche per questa ragione piena di conflitti. Di un grande Medio Oriente e un grande Mediterraneo che dall'Iran al Marocco, oggi è un'area che è una sequenza di instabilità. L'Iran, l'Iraq, lo Yemen, la Siria, Gibuti, l'instabilità nel Libano, la condizione delicata dell'Egitto, la guerra in Libia, la situazione di instabilità in Algeria, cioè, no? Sì, sono cose diverse, il Sudan, sono cose diverse, ma quello che è certo è che c'è un filo che connette questa enorme grande fascia che va dall'Iran allo stretto di Gibilterra, e questo filo è una condizione di criticità e di instabilità, che in alcune situazioni si è tradotta in guerra, in altre in instabilità politica, ma questo è. E quindi la Turchia, che cosa, trovandosi a questo, in questa diciamo, collocazione geopolitica e geofisica, e essendo un grande paese che in quest'area ha svolto un ruolo, una funzione, e addirittura l'ha tutta dominata, perché l'impero ottomano si estendeva esattamente su tutta questa fascia, è chiaro che punta a giocare un ruolo e ad esercitare una funzione. Terza considerazione. Il ruolo che la Turchia gioca oggi ha, come dire, in una delle matrici, oltre a quelle che ho detto, nel grande errore europeo. Perché la Turchia a un certo punto, è stato detto, la Turchia per la sua storia e la complessità vede la compresenza nella sua società di due anime. Di un'anima che guarda all'Europa e si sente europea e si sente parte della storia europea. Colucci ha ricordato i due assedi di Vienna, ma non solo questo, diciamo tante altre cose, no? E una parte che invece diciamo guarda più a Oriente, diciamo così, in qualche modo. A un certo punto la Turchia ha guardato l'Europa. E non solo ha guardato l'Europa, siccome la Turchia veniva da una condizione politica autocratica, regimi militari, eccetera, eccetera, l'Europa ha posto delle condizioni alla Turchia per poterla accogliere. No? La modifica del codice penale, la soppressione della pena di morte, una serie di regole sulla libertà di stampa e i diritti democratici, e via di questo.
che la Turchia ha accolto, perché la Turchia ha cambiato molte delle sue leggi nella fase in cui c'era questa, no, aspettativa e, diciamo, percorso verso l'Europa. Poi a un certo punto l'Europa ha chiuso le porte. E ha chiuso le porte con un atto, secondo me, insensato. Intendiamoci, quando dico questo non sto dicendo che una Turchia nell'Unione Europea sarebbe stato un partner facile, è tutt'altro, complicato, molto complicato. Tuttavia, voglio dire, nel momento in cui questo paese è parte del continente europeo, nella sua parte meridionale del continente, ed è nella storia dell'Europa, e ha una proiezione mediterranea così strategica di un Mediterraneo che non è la frontiera sud dell'Europa, è sempre più la regione sud dell'Europa, per tutto quello che le relazioni che abbiamo, aver chiuso le porte è stata una scelta, secondo me, sbagliata. Che è ovvio che a questo ne è conseguita una scelta, come dire, corrispondente. Una Turchia che voleva venire in Europa, vede le porte chiuse, si cerca il suo spazio vitale in un altro modo. È molto semplice, non è che gli si può rimproverare. Dice, adesso Erdogan fa una politica neo-ottomana. Vabbè, fa una politica neo-ottomana perché lo abbiamo spinto lì, no? In qualche modo. Quindi l'errore europeo è un errore che ha, diciamo, spinto la Turchia a cercarsi uno spazio vitale in altro modo. E questo spazio vitale se l'è cercato cercando di affermare il ruolo di una potenza regionale, di un player di cui non si può fare a meno e di un player che vuole quindi giocare un ruolo in tutti i dossier, cosa che sta facendo. Perché noi abbiamo, è stato ricordato bene, le analisi sono state fatte da Nicolucci, da Varvelli, da tutti. Noi abbiamo la Turchia che gioca un ruolo leader nel mondo arabo, giocando sullo scontro tra sciiti e sunniti, e si candida, no, come leader dello schieramento sunnita. Abbiamo una Turchia che tende a giocare il suo ruolo nella NATO in modo del tutto diverso, cioè aprendo continuamente un rapporto con la Russia che spinga la NATO a dover considerare in qualche modo la Turchia un soggetto importante in ogni caso, no? Se non altro per il rischio che questo comporta. Gioca una partita in Siria, gioca una partita in Libia, la presenza a Gibuti. Tu vai oggi a Gibuti e vedi una presenza turca fortissima. Il revamping della vicenda cipriota. Le cose che diceva Nicolucci sulla presenza attiva nello scacchiere israelo-palestinese. Quindi, no? Tutto questo, ognuna di queste vicende ha una sua dinamica, ma c'è un filo che li lega. Cioè, un paese che in modo assertivo si candida come player strategico di cui non si può fare a meno nella vastissima regione euromediterranea. Questo è. Sottolineo una cosa che fino adesso non è stata richiamata: la Turchia sta avendo anche una proiezione crescente verso l'Africa, soprattutto la costa orientale, e ha una presenza nei Balcani non marginale. L'autostrada Sarajevo-Belgrado è stata costruita da loro. Il ponte di Mostar, no, è stato cofinanziato dall'Italia in parte, dalla Turchia. No? Quindi la ricostruzione del ponte di Mostar, che come sappiamo ha un valore simbolico, diciamo, no, nella storia bosniaca. Allora, da questo punto di vista, io penso che bisogna fare i conti con questo paese. Fare i conti non significa condividere quello che la Turchia fa necessariamente, si tratta di avere un rapporto che, come dire, ogni volta valuti le scelte che la Turchia fa e in rapporto a un quadro di riferimento europeo si valuti come collocarsi nei rapporti di questo paese, ma è un grande paese. Questa è anche la ragione per cui il CESPI ha deciso di istituire un osservatorio Turchia, perché noi pensiamo che sia un paese che va continuamente seguito, monitorato e osservato, e ringrazio Valeria che guida il nostro osservatorio, perché è un grande player
ed è giusto che noi si abbia un'attenzione costante nei confronti di questo player, ripeto, non condividendo. Ultime due considerazioni. La Giannotta ha ricordato che poi tutto questo profilo internazionale che Erdogan ha dato alla Turchia viene giocato molto nella politica interna. Chiarissimo. Non ho fatto a caso all'inizio della mia riflessione il riferimento a un paese che non si è sentito riconosciuto, perché poi questo tema del nemico esterno si collega esattamente a quella percezione, no? Ovviamente è giocato strumentalmente, questo va da sé, però appunto una Turchia che a lungo non si è sentita riconosciuta ha facilità, come dire, a credere che tutto questo continui e che ci sia sempre un atteggiamento di ostilità della comunità internazionale. E chi guida il paese ha facilità a usare il tema del nemico esterno come un tema che poi no, viene giocato nella politica interna. Devo dire che Erdogan ha accentuato moltissimo la proiezione internazionale ancora più di prima, dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni amministrative di un anno fa. Quelle elezioni amministrative che noi abbiamo archiviato in fretta perché sono la dimostrazione della dialettica che percorre la società turca e anche del fatto che c'è un'alternativa laica e democratica in Turchia all'integralismo islamico, quella sconfitta ha indotto Erdogan a rafforzare una sua proiezione esterna per recuperare un consenso, no, che internamente quelle elezioni amministrative avevano dimostrato essere incrinato. Quindi dobbiamo saperlo. Naturalmente tutto questo non ci deve far, tutte queste mie considerazioni non possono, come dire, però portarci a non vedere i problemi politici che solleva la gestione politica interna da parte dell'attuale leadership. Perché la Turchia è uno dei tanti casi, ormai ce ne sono più di uno, di una democrazia che ha tratti illiberali, cioè di un paese che ha tutte le, diciamo, gli aspetti fondamentali di un regime democratico, un parlamento, delle elezioni, il pluralismo politico, il pluralismo sindacale, l'informazione, la magistratura soi disant indipendente, ma poi c'è una gestione autocratica del potere che comprime fortemente gli elementi democratici, no? Se solo pensiamo a come il colpo di Stato è stato utilizzato per poi determinare una, diciamo, strategia di natura repressiva, oppressiva contro pezzi della società che non hanno a che vedere con i colpi di Stato, no? Il modo come viene gestita la vicenda curda, la destituzione dei sindaci curdi eletti, la politica fortemente oppressiva nei confronti della libertà di informazione, l'assoluta, diciamo, oppressione della magistratura e la riduzione della sua indipendenza. Questi sono fatti che ci sono e noi li dobbiamo vedere. E dobbiamo non solo vederli, nella interlocuzione della Turchia questi problemi non li dobbiamo tacere, perché io sono da sempre convinto che con la Turchia, come ho cercato di dimostrare, bisogna fare i conti, bisogna avere una relazione. Personalmente ho avuto anche un'esperienza quando ero al governo, sono stato anche per quasi un anno nella troica europea che aveva riavviato il dialogo, no? Quando c'era il primo ministro la Tan Suu Kyi. Quindi, diciamo, conosco bene questo paese e so che in questo paese bisogna fare i conti e sono per farli. Fare i conti significa cogliere tutto ciò che la Turchia fa e vedere anche quelli che sono gli aspetti critici, perché è chiaro che un'Unione Europea che debba continuare ad avere una relazione con la Turchia e la debba avere e debba anche risolvere il problema in qualche modo, perché noi in questo momento siamo in uno status di, come dire, negoziati congelati, no? Cioè senza che ci sia una prospettiva chiara. In qualche modo noi dobbiamo trovare il modo per risolvere, dare una roadmap al rapporto tra Turchia e Unione Europea, ma questo significa anche che in questa relazione noi dobbiamo dire ai governanti turchi quello che non ci convince dal punto di vista delle dinamiche e delle dialettiche democratiche interne e che in qualche modo contraddicono quei principi su cui si fonda
l'Unione e i valori su cui si fonda l'Unione Europea. Ultime, scusate, due considerazioni. L'Europa non è nell'Unione Europea, c'è però un'istituzione europea di cui la Turchia è parte, che è il Consiglio d'Europa, che tra l'altro ha come competenza esattamente tutte le tematiche relative alla democrazia, ai diritti umani, ai diritti civili, eccetera. E io lo so, perché sono membro di, di quell'assemblea, la Turchia è presentissima nel Consiglio d'Europa e considera quella istituzione l'istituzione più importante in questo momento per continuare a mantenere un aggancio in Europa. Io penso che noi dobbiamo averlo presente. Più in generale introduco una, scusatemi la presente, tre grandi paesi europei, che sono la Russia, la Turchia e, per altre ragioni, la Gran Bretagna, non sono nell'Unione Europea, no, ovviamente. Uno perché uscita, gli altri perché non lo sono, e la Russia non lo sarà mai, credo, e la Turchia non lo so. C'è un'istituzione in Europa in cui questi tre paesi sono presenti, che è il Consiglio d'Europa. Noi avremo bisogno di usarlo molto di più per mantenere un aggancio forte con questi tre paesi e per evitare appunto un allontanamento dall'Europa. Ultimissima considerazione. Noi siamo il quarto partner commerciale della Turchia, l'Italia. Abbiamo degli interessi strategici importanti nelle relazioni commerciali e di investimento. Abbiamo interessi e, diciamo, obiettivamente che incontrano la Turchia nel Mediterraneo, la Libia, tutte le cose che ha detto Varvelio le condivido totalmente. Più in generale tutta la proiezione mediterranea della Turchia ci solleva molte questioni. La vicenda Cipro ci investe direttamente perché la questione dell'esplorazione dei nuovi bacini petroliferi lì individuati investe direttamente gli interessi dell'ENI, no? Quindi è evidente che per noi è un paese poi particolarmente delicato e importante, a maggior ragione con cui noi dobbiamo avere relazioni e rapporti. Io credo che l'Italia debba avere una proiezione verso la Turchia più assertiva e più forte di quanto non abbia avuto fin qui. Perché possiamo facilitare, senza presunzioni, maggiormente un rapporto tra la Turchia e l'Unione Europea, facendo valere la necessità in sede europea della necessità di mantenere, di continuare a mantenere un rapporto con la Turchia e cercando di individuare anche qual è un roadmap che definisca le modalità di questo rapporto. Perché abbiamo la vicenda libica, in cui evidentemente noi non avremmo potuto fare con la Turchia. L'Italia non può mandare dei soldati in Libia, dati i suoi precedenti coloniali, questo è evidente, l'ha detto Varvelli in modo chiaro. No, però la Turchia lì c'è, ormai c'è, e noi dobbiamo fare i conti con la Turchia e vedere come costruiamo una relazione. Tra l'altro la Turchia in Libia sta a sostegno del governo Serraj. Io condivido quello che ha detto Varvelli. Se l'Italia fosse stata molto più determinata e chiara nel sostenere il governo Serraj, non si sarebbe trovata in una condizione equivoca che ne ha favorito una certa emarginazione. Ma tuttavia io penso che abbiamo la possibilità di recuperare. Ma questo recupero passa intanto per ridefinire in modo chiaro il nostro sostegno al governo Serraj e anche per ridefinire un rapporto con la Turchia sul dossier libico. Quindi questo mi pare un po' quello che io penso, e cioè la Turchia, appunto, per sintetizzare, è un grande paese, è un paese strategico, gioca un ruolo su molti dossier, sono dossier su cui l'Unione Europea ha ovviamente degli interessi altrettanto strategici. Noi dobbiamo, come Italia, giocare un rapporto, diciamo, in due direzioni. Come paese che è parte dell'Unione Europea, spingere sempre di più l'Unione Europea nella sua proiezione mediterranea e in questa proiezione mediterranea a mantenere relazioni con la Turchia e a definirne meglio, diciamo, a configurarne meglio i caratteri. E sul piano bilaterale essere un paese che con la Turchia fa i conti su tutti i dossier che sono di comune interesse. Grazie. Grazie Presidente. Brevemente, proprio perché siamo sul filo del rasoio, anzi abbiamo appena forse sforato. C'è uno scambio di commenti con l'ambasciatrice Mirakian, ma appunto le note finali del Presidente Fassino pensano che abbiano
soddisfatto comunque quanto scritto. Ci sono poi delle domande di cui anche per quanto riguarda Gibuti ha risposto il Presidente, però c'è un'altra domanda di Giorgio Benigni che dice: come giudicare la recente visita del Ministro della Difesa italiana in Turchia? Guerini è venuto 2 giorni fa ad Ankara e ancora prima è venuto Di Maio per l'incontro con l'omologo. E poi un altro messaggio in cui si dice: Turchia oggi catalizzatore di critiche della destra islamofola, dalla stampa di difesa delle libertà di espressione e dai gruppi che difendono curdi e minoranze. C'è spazio per far conoscere i valori della Turchia di cui si è parlato? C'è spazio per una realpolitik? Lascio a voi se qualcuno vuole rispondere. Se, posso dire io una cosa che, sì, perché l'ho appena citato di Striscia e non vorrei che ci fosse su questo un equivoco. Io considero una delle questioni delicate la questione curda. Ovviamente la questione curda è complicata, come è noto è complicata perché i curdi stanno in 5 nazioni, in 5 stati, sono un popolo che ha una sua identità culturale, una sua identità storica, c'è un pregresso giuridico a cui i curdi si agganciano, e cioè gli accordi di Versailles e gli accordi attuativi successivi riconoscevano, come si sa, al Kurdistan il diritto di ergersi in nazione e in Stato, cosa che poi la Turchia con l'accordo di Rapallo mise in discussione e non riconosce. Ma no, il problema curdo è un problema aperto e io credo che noi dobbiamo averlo presente e batterci perché, ai curdi si è riconosciuta la loro identità. E quindi ogni volta che invece questa identità viene in qualche modo oppressa, penso per esempio ai 51 sindaci curdi che sono stati destituiti dal governo Erdogan e sostituiti da dei funzionari statali, dobbiamo non accettare questa cosa e chiedere invece che sia riconosciuto legittimamente il pronunciamento popolare, perché quei 51 sindaci sono stati eletti dai cittadini e siano reimmessi nelle loro cariche, così come non possiamo accettare che vengano arrestati e mandati a processo, come è avvenuto per Demirtas e avviene per Demirtas, leader curdi per il solo fatto che esprimono posizioni critiche nei confronti di chi oggi governa la Turchia. Cosa diversa è ovviamente essere molto chiari contro ogni forma di terrorismo, ogni forma di lotta armata, e sappiamo che nella vicenda curda c'è anche stato e c'è questo. Però non possiamo accettare che qualsiasi opinione politica che si richiama all'identità curda venga catalogata come terrorista, perché anche questo non è vero. Ecco. Grazie. Per quanto riguarda la visita del ministro Guerini, forse Arturo. Sì, non mi voglio sostituire alle motivazioni, ma naturalmente una collaborazione anche nel campo della difesa con la Turchia, a parte con un membro NATO, quindi insomma motivi di discussione ce ne sono sempre molti tra Italia e Turchia all'interno del quadro NATO, sul quadro regionale più complessivo. Quindi le motivazioni sono alla luce del sole. Ma poi penso che un grado di collaborazione nel campo della difesa sia anche molto, molto utile in Libia, con la capacità che entrambe le nazioni, Italia e Turchia, hanno di relazionarsi con gli attori locali. Io penso che Italia e Turchia debbano necessariamente lavorare insieme, ad esempio, nella ricostruzione di quello che è un vero esercito libico e delle vere forze di polizia libiche, ossia facendo quello che viene detto SSR, cioè Security Sector Reform in senso più ampio in Libia. E questo toglierebbe oltretutto anche una delle motivazioni, talvolta reali, talvolta pretestuose, che hanno fatto sì che Haftar alimentasse una retorica antiterrorista. Perché Haftar dichiarava, a volte a ragione, che alcune delle milizie, lui diceva tutte le milizie della Tripolitania, sono sostanzialmente gruppi terroristi armati.
Se naturalmente facciamo sì che questi gruppi armati siano sempre meno presenti, meno organici, meno, come dire, addentellati con la società civile, e che progressivamente lo Stato libico, il GNA, quella parte che controlla il GNA, buona parte della Tripolitania e del Fezzan, si trasformi progressivamente in una entità statuale vera, comprese le forze di polizia, beh, insomma, stiamo lavorando a una cosa positiva per cui dobbiamo assolutamente avere come referente naturalmente anche la Turchia. Valeria, non ti sentiamo. Valeria, il microfono. Sì, scusate. No, volevo ringraziare tutti quanti, mi comunicano appunto da Roma, dalla regia, che dobbiamo chiudere. Per cui davvero un grazie di cuore per tutti gli interventi e gli spunti di riflessione e di brainstorming. Siamo sicuri che poi ci rivedremo a breve per un follow-up, insomma. Io vi saluto caramente da Ankara e grazie a tutti ancora. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a voi.